Allora, consideriamo che, anzi, noi abbiamo visto che prima un generatore è connesso ad una rete a potenza prevalente, una macchina sincrona con un motore M, coppia C e omega C. Qui abbiamo supposto la presenza di una corrente I, la tensione V, che è il nostro riferimento di fase. Ora, esiste un problema di prima connessione di un generatore ad una rete a potenza prevalente. Cioè, voi quando avete un generatore, il generatore al momento dell'installazione ovviamente è fermo, ovviamente non è alimentato, quindi è in uno stato ovviamente completamente inattivo, e nel momento in cui viene connessa alla rete, questa operazione può non essere del tutto facile. È necessario procedere, cioè seguire una certa procedura per la connessione in rete. Se consideriamo il circuito equivalente del generatore, supponiamo sempre che sia semplice, quindi formato dalla reattanza sincrona soltanto. Allora, quando il generatore è fermo, naturalmente la forza elettronica indotta è uguale a zero, perché vi ricordo che è uguale a 4,44 Fn φ. Naturalmente qui ci sta la frequenza F, che è 2 pi greco, cioè è omega diviso 2 pi greco, e quindi vuol dire che quando è fermo, F è zero, la è ovviamente nulla. Quindi, quando il generatore è fermo, un generatore di tensione a tensione nulla, che cos'è? È un cortocircuito. Quindi, la situazione è questa. X con S è un'impedenza che di solito è un'impedenza molto bassa. Vi ricordate quando abbiamo parlato della capacità di una macchina sincrona di generare coppia? Della propensione di una macchina di generare coppia, abbiamo detto che quanto più è piccola x con s, tanto meglio è. Quindi di solito x con s è un numero abbastanza piccolo. E andare a collegare la x con s alla rete, così costituirebbe di fatto un vero e proprio cortocircuito. Cioè la corrente che circolerebbe in questo caso nel generatore, nell'alternatore, nella macchina sincrona sarebbe elevatissima. Sicuramente non è il caso di prendere l'alternatore e chiuderlo subito sulla rete. Allora, io mo per fare questo disegno meglio il circuito e faccio finta che qui ci sia un contattore da chiudere. Qui ci sta la tensione di rete V. E qui naturalmente all'interno ci sarà la X con S. Questa operazione io non la posso chiudere, questo oggetto qui, senza prima avviare il sincrono. Quindi devo fare in modo che ci sia una forza elettronica indotta. Qui c'è la tensione V, non posso fare questo, devo fare in modo da instaurare prima una forza elettromotrice indotta. Anche in questo caso consideriamo la possibilità di mettere un contattore con la mossa e tira e la tensione B. La tensione che misuro qui prima di chiudere questo contattore è naturalmente coincidente con la forza elettromotrice indotta, perché non ci sarà corrente, la corrente I sarà uguale a zero e quindi nulla sarà la caduta di tensione su x con s, e quindi in questo caso qui la tensione ai morsetti della macchina coincide con E. Quindi mentre questa è la tensione V, questa chiamiamola V con 1, coincide con E. La domanda è quanto deve valere E prima di chiudere il contattore?
È evidente che in questo caso dovrebbe sicuramente essere che la forza elettronica indotta E deve essere uguale a V, e quindi implica che questo V con 1 deve coincidere con V. Ma questi sono fasori. Farli coincidere significa tante cose. Non significa semplicemente che due numeri devono essere uguali. Non basta dire che V con 1 deve essere 400 volt, così come lo è anche V. Bisogna che anche la loro fase sia uguale. Per esempio, io ho questo fasore qui e dico che questo fasore qui è la tensione V, poi ho quest'altro fasore qui e dico che questo fasore qui è V con 1, hanno lo stesso modulo, sono tutti e due da 400, ma non sono uguali perché hanno fasi diverse. Infatti, come potete vedere, questo sistema elettrico, per quanto ancora sia una maglia aperta, ha un nodo in comune, che è questo, il che equivale a dire che la misura di V con 1 e la misura di V è presa rispetto allo stesso potenziale. E cioè, se misuriamo V e V con 1, è come se avessimo sovrapposto l'origine di questi due fasori. Quindi, così come li ho disegnati, sono ancora, diciamo, flottanti, uno potrebbe stare da una parte, l'altro potrebbe stare dall'altra, invece, siccome questo nodo è comune, in realtà devo disegnarli così. Non li posso disegnare come ho fatto prima, devo disegnarli così. Questo è V e questo qui è V con 1. Hanno un punto, un potenziale in comune che è l'origine. E ora già le cose tornano meglio, perché capisco di più qual è la differenza che c'è tra V e V con 1. La differenza è questa. Chiamiamola delta V. Questa è la differenza di potenziale. Che dove va a cadere questa differenza di potenziale? Naturalmente questa differenza di potenziale va a cadere qui, ai capi. Io che cosa devo scrivere? Devo scrivere, non lo so come la volete fare, se volete fare V con 1 meno V oppure V meno V con 1, non lo so, non mi interessa. Va a cadere ai capi di questo contattore, che è ancora aperto e quindi può avere quella differenza di potenziale. Se chiudessi questo contattore con questa differenza di potenziale, la differenza di potenziale ai capi del contattore diventerebbe uguale a zero, e dove va a finire questa differenza di potenziale se V e V con 1 rimangono sempre le stesse? E va a finire qui, ai capi di X con S. E così come ho disegnato, è stato casuale, però l'ho disegnato, è capitato così, questa delta V in modulo è quasi uguale alle altre due, perché è un triangolo equilatero, no? E quindi non ho risolto niente. È come se stessi facendo un cortocircuito ai capi di X con S, capita una tensione che è uguale a delta V, e la corrente che si instaura in questo circuito è molto molto alta, pari in quell'istante a delta V diviso X con S. Come X con S, come abbiamo detto prima, è un numero piccolo, la corrente I è grandissima. Allora, prima di chiudere questo contattore, devo stare attento che V e V con 1 siano uguali in modulo, ma anche in fase. Quindi devo fare una sovrapposizione tra i due fasori. E comincia a diventare un po' complicata la situazione, no? Perché dici, ma io non me l'immaginavo tutta questa cosa complicata, no? E che vuol dire mettere in fase i due fasori? Beh, è semplice. Quando il motore M fa girare l'alternatore alla velocità omega, vuol dire che la velocità del vettore V con 1, chiamiamola omega con 1, scriviamola qui, C virgola omega con 1, e questa qua la indichiamo con omega, è la pulsazione della tensione di rete, ancora non sono uguali, perché ancora non abbiamo chiuso i due sistemi uno sull'altro. E quindi questo si chiama omega con 1 e questa qui si chiamerà omega con 2, omega. Non sono due pulsazioni uguali.
E allora che succede? Succede che se il motore primo fa girare più rapidamente il rotore dell'alternatore, vuol dire che omega con 1 piano piano ridurrà, così come ho disegnato questo, questo diagramma fasorale, si ridurrà l'angolo di fase, che chiamiamolo alfa, si piano piano si riduce, perché omega con 1 ha una pulsazione maggiore, quindi va più veloce il vettore V con 1 e piano piano raggiungerà il vettore V. Potrebbe anche superarlo. Cioè, arrivato a un certo punto, potrebbe anche verificarsi una situazione di questo tipo qui, in cui V con 1 a un certo punto supera, supera V, e l'angolo alfa continua a incrementarsi. Cioè, quindi vedete V con 1 praticamente girare intorno a V, che noi V l'abbiamo presa come riferimento di fase, quindi per noi V è stazionaria, è ferma, immobile. Allora, che vuol dire? Che prima della chiusura del conduttore qui, noi abbiamo un'altra variabile a disposizione, cioè non abbiamo più neanche la coppia. La coppia non ce l'abbiamo più perché è un sistema vuoto, non c'è potenza erogata, non c'è corrente, non c'è coppia. E quindi il motore primo serve soltanto a superare gli attriti meccanici dell'alternatore e a far girare l'alternatore a vuoto. E però abbiamo la possibilità di farlo andare un poco più veloce, oppure un poco più piano, un poco più veloce, un poco più piano. E così, come quando se voi voleste affiancare un'automobile sull'autostrada, state dietro, vedete un'automobile che sta davanti a voi, lo volete affiancare, che cosa fate? Beh, prima accelerate, poi quando ci siete arrivati vicino rallentate, in modo tale che i due sistemi vadano alla stessa velocità. E beh, la stessa cosa dovete fare così anche qui, quindi dovete accelerare il motore primo, far andare più veloce il motore primo, fino a che non vedete che la differenza di potenziale delta V ai capi del contattore qui sia diventata uguale a zero. E allora vi serve uno strumento per visualizzare questa cosa. Che cos'è? Un voltmetro. Potete mettere un voltmetro qui e osservare quello che succede ai capi del contattore. C'è un piccolo, un altro problema. Non si cambia. Il problema è la sequenza giusta. Ora, questi sono fasori. Voi vi ricordate dall'elettrotecnica cosa si intende per sequenza? Allora, se io ho tre fasi, R, S e T, collegate in modo effettivamente con la giusta sequenza, il mio sistema dovrebbe ruotare in senso orario. Se la sequenza è inversa, mi ricordo l'elettrotecnica, mi pare c'è questa convenzione, se invece la sequenza è inversa, il sistema ruota, il mio fasore ruota in senso antiorario. Infatti noi utilizziamo sempre un verso antiorario per indicare i nostri fasori, ma una convenzione che usiamo tra di noi sembrerebbe sempre una sequenza inversa, quella dei nostri fasori, effettivamente potrebbe essere così. Ma il fatto sta che la sequenza della rete e la sequenza del nostro alternatore devono coincidere. Cioè devono essere le stesse, perché altrimenti vuol dire che quelle due automobili che, di cui parlavamo prima, facevamo quell'esempio, quel paragone sulla strada, voi volete raggiungere, no, vuol dire che stanno viaggiando in corsie opposte. E quindi voi come fate ad affiancare un'automobile che viaggia in corsie opposte? Non è possibile. E allora, in questo caso qui, dovremo fare in modo che RST della rete corrisponda con la stessa sequenza a U, V e W dell'alternatore. Di solito si usano le lettere U, V e W al posto di RST quando non è la rete. Se la sequenza non è quella giusta, voi che cosa fate? Come fate a cambiare il verso della sequenza di un sistema trifase? Voi avete tre fili, tre cavi elettrici, avete la necessità, dici? Ti stava venendo l'idea, poi dopo non. Basta invertire due qualsiasi delle linee. Quindi, per esempio, se mi accorgo che questa sequenza qui non corrisponde con la sequenza dell'alternatore, se casomai me ne dovesse accorgere,
per invertire la sequenza, cioè per cambiare corsia all'automobile, per intenderci, basta, invece chiedene due, per esempio V e W, basta scrivere e poi anche fare, naturalmente, invertire e scrivere W e V. Bastano invertirne due qualsiasi, avete tre possibilità, o invertite U e V, oppure W e V, oppure U e W. Quindi avete tutte queste. Una volta fatta questa operazione dovreste rendervi conto che effettivamente la velocità, la pulsazione di V1 la velocità, e la pulsazione della, di rete viaggiano tutte e due nello stesso verso. E quindi questa operazione di raggiungimento è possibile. Quando la tensione V con 1 è diventata in modulo, è il modulo uguale alla tensione V e la fase alfa è uguale a 0, la differenza di tensione delta V sarà uguale a 0. Cioè quando questi due fasori si sovrappongono esattamente, avremo esattamente la situazione in cui possiamo chiudere questo contattore, perché la delta V ai capi di questo contattore è proprio uguale a zero e in quell'istante non ci sarà una corrente elevata. Questa operazione ci permette quindi di chiudere l'alternatore in rete. Arrivato a quel punto non ci sarà più differenza tra V e V con 1, perché V e V con 1 saranno la stessa cosa. Non ci sta più questo diagramma fasoriale, scompare come per magia, cioè diventa questo, semplicemente questo. V, perché è stato chiuso quel contattore, quindi non ha senso fare più la distinzione tra V e V con 1. C'è una sola tensione. E il generatore a questo punto si aggancia alla rete, la sua velocità sarà fissata dalla rete e da allora in poi, se il motore primo tentasse di farlo andare più veloce oppure farlo andare più lento, non ci riuscirebbe se non in un intervallo transitorio molto breve, ed è quell'intervallo transitorio molto breve che ci permette di avere, primo, all'inizio la tensione V e la forza elettronica indotta E sono uguali e in modulo, ma nel momento in cui il motore primo dovesse dare più coppia nel tentativo di portare in anticipo la forza elettromotrice indotta E, ci riuscirebbe, ma arrivato a un certo punto, questa è la forza elettromotrice indotta E, si formerebbe un angolo delta tra E e V, e quindi la situazione diventerebbe stazionaria, di nuovo stazionaria. Quindi E si porta in anticipo rispetto a V, ma la velocità del omega con 1 e la velocità omega continueranno a coincidere, cioè omega con 1 sarà sempre uguale a omega. E, scusatemi, è evidente che se passare da questa situazione qui in cui V ed E coincidono a questa situazione qui in cui V ed E non coincidono ma girano sempre alla stessa velocità durante il transitorio, cioè durante un intervallo breve, è evidente che omega con 1 deve andare un poco più veloce di omega, ma è un intervallo molto breve. Poi dopo, nel momento in cui si forma il segmento BC e quindi ci sarà una corrente che circola quindi ci sarà un trasferimento di potenza dal motore primo alla rete, in questo momento qui questa situazione si congelerà, rimarrà stazionaria e rimarrà stabile. Mi sono spiegato? Nell'ultima lezione abbiamo osservato molto spesso questa diapositiva qui. Continueremo a farlo ancora oggi per precisare alcuni aspetti importanti. Questa configurazione rappresenta il diagramma fasoriale di una macchina sincrona,
che sta funzionando da motore. E questo lo si deduce dal fatto che la tensione V è in anticipo rispetto alla forza elettromotrice indotta E. Vi ricordo che il verso positivo convenzionale che adottiamo come verso positivo è quello antiorario. Quindi un eventuale osservatore che si ponesse in un punto dello spazio elettrico osserverebbe prima la tensione V e poi la forza elettromotrice indotta E. Quindi supponiamo che questo sia un osservatore, questo è il verso di rotazione positivo, l'osservatore vedrebbe arrivare prima la tensione V e poi la tensione E. Quindi questo è un funzionamento da motore. E ci sono tre situazioni diverse, una in cui la forza elettromotrice indotta E ha un valore relativamente limitato, un altro in cui la forza elettromotrice indotta E forma, diciamo, diventa l'ipotenusa di un triangolo rettangolo i cui cateti sono la tensione V e il segmento AB, e una terza situazione in cui il modulo della forza elettromotrice indotta E, diciamo così, è preponderante rispetto alla dimensione di tutti gli altri vettori. Che cosa cambia dal punto di vista elettrico in un nodo nel quale questo motore è collegato? Supponiamo che questo sia il nodo in un sistema trifase. Qui abbiamo questa macchina sincrona. Io continuo a scrivere la lettera S, non metterò la lettera M per indicare che si tratta di un motore, ma è abbastanza evidente. Qui ci sarà un sistema di utilizzazione, quindi ci sarà un utilizzatore U con la coppia C e la velocità angolare omega. Quindi la potenza meccanica fluisce in questo verso. La potenza meccanica fluisce in questo verso, la potenza elettrica fluisce in quest'altro verso qui. E naturalmente abbiamo supposto che il nostro sistema sia assolutamente ideale e quindi non ci sono perdite di qualunque tipo. Questo implica ovviamente che la potenza elettrica e la potenza meccanica coincidono come numero. Tutte e due ovviamente si misurano in watt. Quindi a questo punto osserviamo quello che succede, oltre che per quanto riguarda la potenza attiva, P che sarà uguale a 3 volte V per I coseno di Φ, osserviamo anche quello che succede alla potenza reattiva, per tutti e tre i casi che stiamo vedendo nella diapositiva. Allora, nel primo caso, che cosa abbiamo? Nel primo caso abbiamo che, fissato come riferimento di fase la tensione V, la forza elettromotrice indotta è, e abbiamo detto, in ritardo e ha un modulo anche più basso. Corrispondentemente questo sarà Jx con S per I, e prima ancora di disegnare ulteriormente noi cominciamo ad avere anche dei piccoli dubbi su quale sia il verso di Jx con S per I, però ce li togliamo subito. Questo perché stiamo adottando la convenzione dell'utilizzatore e quindi abbiamo la forza elettromotrice indotta E qui, la X con S qui, con la relativa, quindi la convenzione dell'utilizzatore implica che il verso della corrente su questo morsetto sia entrante sul morsetto positivo, quindi questa è la corrente I, questa è la tensione V e quindi questa è Jx con S per I. Quindi si vede chiaramente che la somma di Jx con S per I e di E mi deve dare V, quindi la somma di E e di Jx con S per I mi deve dare V. Se avessi usato la convenzione opposta, cioè se avessi supposto la corrente fluire in questo verso qui, allora Jx con S per I avrebbe, la caduta di tensione sarebbe stata opposta e quindi avrei semplicemente scritto, fatto in questo modo qui.
cioè la somma della tensione V più Jx con S con I è uguale alla forza elettromotrice indotta, ma abbiamo usato l'altra convenzione e quindi ritorniamo al disegno precedente, a questo diagramma qui. Come già vi ho detto la volta scorsa, per sapere quanto vale, dove si trova la corrente, come tracciare il fasore della corrente, allora prolungo Jx con S per I, so esattamente che la corrente deve formare un angolo di 90 gradi rispetto a questa retta e quindi la corrente I si troverà in questa posizione qui. Notate anche un fatto importante, cioè un fatto importante, un fatto è ovvio, è palese, però insomma è utile notarlo, che l'operatore complesso che cosa fa? L'operatore complesso ruota di 90 gradi in anticipo qualunque cosa lui venga moltiplicato. Quindi se qui c'è la corrente, il fasore I, vuol dire che questo vettore sarà a 90 gradi in anticipo perché ruotato in senso antiorario rispetto alla corrente I. Quindi osservate che la corrente I va verso il primo, è quasi la bisettrice di un primo quadrante, mentre Jx con S con I è quasi la bisettrice del secondo quadrante perché è stata ruotata in senso antiorario. Quindi tutto torna come pensavamo. Ora, la corrente I ha due componenti. Quest'angolo qui è l'angolo φ, dove lo disegno, quest'angolo qui è l'angolo delta, questo qui è l'angolo φ, quindi l'angolo compreso tra la tensione V e la corrente I, quindi la corrente I, forse è il caso di disegnarlo un po' più grande così lo vediamo meglio, se questa è la corrente I, questo è l'angolo φ, la componente verticale, cioè in fase con la tensione V, questa è la tensione V, è la componente attiva, cioè I coseno di φ, e la ritroviamo esattamente qui. Quindi è evidente, naturalmente, ripeto, sto dicendo delle cose abbastanza semplici, non sto facendo nulla di particolarmente complicato, questo segmento qui in qualche opportuna scala è rappresentativo della potenza elettrica, meccanica, è la stessa cosa. Nello stesso modo la componente inquadratura rispetto alla tensione V, quindi questo qui lo chiamiamo OA, questo lo chiamiamo OB, la componente OB inquadratura è uguale a I seno di φ. E quindi osserviamo che c'è una componente reattiva, quindi c'è anche una potenza reattiva che possiamo chiamare Q, sarà uguale a 3V per I seno di φ, e la ritroviamo qui. Quindi qui ritroviamo i due segmenti, praticamente OA e il segmento OB. Ricordo anche un'altra cosa, che la proiezione, cioè il segmento, che ora non mi ricordo più che lettere abbiamo utilizzato nelle diapositive, qui si chiama AB, ecco, proprio AB, quello che non dovevo usare lì, mi dispiace che non coincide, lì ci sta BC, anzi, il segmento BC, quindi facciamo così, mi riservo la lettera B, e quindi questa qui la chiamo D, o A o D, e questa qui la chiamo B, e questa la chiamo C, in modo tale da mantenere gli stessi simboli sia nella diapositiva sia nella lavagna. Il segmento CD, l'abbiamo visto, è proporzionale alla coppia, quindi anche alla potenza. D'altra parte il segmento CB è legato al segmento OA. Se aumenta l'uno, aumenta pure l'altro in modo proporzionale. Questo l'abbiamo visto la volta scorsa,
non credo che sia il caso di ripeterlo ancora una volta, però insomma l'importante è ricordarselo. Quindi a parità di coppia, a parità di potenza attiva, qualunque trasformazione che comporti la modifica del modulo di E, come per esempio aumentare la corrente di eccitazione, aumentare il flusso Φ con zero, il flusso induttore che dal rotore induce le forze elettromagnetiche indotte nello statore, implica che il punto B deve per necessariamente spostarsi lungo un asse verticale in modo tale che il segmento CB rimanga sempre lo stesso. Quindi il punto B si può spostare su e giù, ma il segmento CB rimane sempre lo stesso perché la potenza meccanica rimane sempre la stessa, nessuno l'ha toccata. E quindi ci accorgiamo, infatti, che modificando la forza elettromagnetica indotta, non verrà modificato la componente attiva della corrente, che rimarrà ugualmente costante, ma verrà modificata la componente reattiva della corrente. Quindi, prendiamo il caso, per esempio, in cui la forza elettromagnetica indotta E forma un triangolo rettangolo con una tensione V, il segmento CB, anche se in questo disegno il segmento CB sembra più grande, però non l'ho fatto apposta, insomma, intendevo farlo delle stesse dimensioni di questo disegno, quindi il segmento CB rimane lo stesso e in questa situazione J X con S per I è questo e la corrente rimane esclusivamente una corrente in fase, solo la componente in fase con la tensione B, quindi non c'è in questo caso qui potenza reattiva, quindi in questo caso qui Q è uguale a zero, mentre in quest'altro caso qui abbiamo una corrente sfasata in ritardo rispetto alla tensione B e quindi abbiamo una componente reattiva I seno di Φ che rende la potenza reattiva maggiore di zero. Quindi in questo caso qui Q è maggiore di zero. L'ulteriore caso è quello in cui nella terza immagine della diapositiva abbiamo una tensione V, una forza elettromagnetica indotta E, il segmento CB rimane sempre della stessa dimensione, anche se in questo disegno non sembra, ma è sempre della stessa dimensione, e JX con S per I diventa questo. Faccio la solita costruzione e mantenendo costante OA vedo che la corrente I diventa questa con una componente reattiva che è in anticipo rispetto alla tensione V. Quindi in questo caso qui, siccome stiamo utilizzando anche la convenzione dell'utilizzatore, possiamo scrivere anche che la Q è minore di zero. Quindi questo qui ha un carattere induttivo questo ha un carattere capacitivo. In tutti e tre questi casi la potenza attiva è rimasta sempre la stessa, la coppia è sempre la stessa, la velocità è sempre la stessa, solo due cose sono cambiate, la dimensione del vettore E e la potenza reattiva. Addirittura nel primo caso una potenza reattiva maggiore di zero, quindi
è come se a questo nodo fosse presente anche un induttore che assorbe una potenza reattiva di tipo positivo, e in questo caso qui non c'è nessuna potenza reattiva, in quest'altro caso qui una potenza reattiva negativa. È come se a questo nodo fosse stato collegato anche un condensatore, quindi con la capacità anche di, se necessario, rifasare la corrente su questo nodo. Vi ricordate la necessità a volte di rifasare un nodo di connessione elettrica, un nodo industriale? Se su quel nodo ci sono delle correnti reattive a carattere induttivo eccessive, il distributore ci obbliga in qualche modo a compensare la potenza reattiva a carattere induttivo con una potenza reattiva a carattere capacitivo, in modo tale da annullarle tra di loro, o anche se non annullarle completamente, comunque a compensare, a ridurne l'entità. Quindi questo può essere un fatto interessante, perché se io nella mia azienda, sulla mia linea di produzione, ho delle macchine sincrone dove ho la possibilità di modificare, di regolare la corrente di eccitazione e di eccitazione, bene, posso fare questa regolazione in modo tale che questo gruppo, cioè questo elemento, questa macchina elettrica, non solo continui a fare il suo lavoro di motore, ma faccia anche un ulteriore lavoro, che è quello di condensatore, e quindi di rifasare il nodo praticamente, diciamo, quasi a costo zero, perché non devo mettere dei condensatori di rifasamento apposta su quel nodo lì. Quindi per fare questo basta aumentare l'intensità del vettore E, quindi il valore della corrente di eccitazione, ovviamente entro certi limiti. Poi la macchina potrebbe andare in saturazione e potrebbe non esserci più un legame di linearità tra corrente di eccitazione e forza elettromotrice indotta, però entro certi limiti questo sicuramente è possibile. Quindi se ho la necessità di portare per esempio a zero una Q, chiamiamola Q con L maggiore di zero, basta conoscere la sua entità, e che cosa faccio? Mi calcolo una Q con C minore di zero, tale che Q con L sia uguale a Q con C, e che quindi la potenza reattiva complessiva diventi uguale a zero. Nota la Q con C, posso ricavare la componente I seno di Φ, semplicemente applicando questa relazione, e sapere quanto deve valere la componente reattiva. Nota la componente reattiva, costruendo un diagramma simile a questo. Vi ricordo sempre che noi questo diagramma qui è un diagramma estremamente semplificato, perché non ci abbiamo messo la resistenza, non ci abbiamo messo gli attriti, non ci abbiamo messo niente, quindi vale solo per questo corso. Però nella realtà dovremmo anche tener conto del fatto che qui non c'è solo Jx con S per I, ma c'è anche una resistenza, il che produrrebbe per esempio una situazione di questo caso qui, R per I e Jx con S per I. Però noi non l'abbiamo preso in considerazione per semplificare tutti i nostri calcoli, e quindi, ripeto, a questo caso, nota il valore della componente reattiva della corrente, possiamo determinare l'intensità di E e quindi la corrente di eccitazione necessaria per poterla produrre, e quindi fare questa compensazione. Ci sono dubbi su questa cosa? Bene. Sì, mi dico. Stiamo a parlare della potenza reattiva. Allora, la potenza reattiva per convenzione può essere positiva o negativa. Nella convenzione dell'utilizzatore, se la potenza reattiva è positiva, si dice che ha un carattere induttivo. Cioè, se tu hai un'induttanza, un induttore, applichi una tensione, ovviamente alternata, a questo induttore,
convenzione dell'utilizzatore, questo induttore assorbe una potenza reattiva positiva. Allora, gli effetti sulla macchina sono che rispetto al caso in cui non c'è potenza reattiva, è evidente che il modulo della corrente complessivo è maggiore se ci invece mettiamo potenza reattiva, perché dobbiamo mettere anche le componenti reattive. Non c'è nessun effetto dal punto di vista della coppia, non c'è nessun effetto dal punto di vista della potenza meccanica, ci possono essere degli effetti dal punto di vista delle perdite joule, perché ovviamente passa più corrente e quindi gli avvolgimenti si riscaldano di più. Vi ricordo che le perdite joule sono joule, P, joule, in generale, sono uguali a, ditemelo voi, in questo caso sono tre fasi, 3R per I al quadrato, no? Quindi se aumento I, aumentando col quadrato, aumento le perdite joule. Però, ripeto, nella nostra situazione abbiamo detto che la resistenza R è uguale a zero, quindi se rimaniamo nella nostra situazione, che è una situazione ideale, estremamente semplificata, io ti do una risposta, non ha nessun effetto. Aumenta la corrente, tanto piacere. Nel caso reale è evidente che un aumento della corrente comporta delle situazioni particolari, cioè un aumento delle perdite joule, sicuramente. Ho risposto? Ok. Altri dubbi? Queste tre configurazioni, non so configurare, sì, dimmi. Solo modificando la corrente di eccitazione. Tu, allora, io mo vi dico una cosa, no? Che è ovvio che è una cosa estremamente semplificata, schematica. Quando avete questo motore sincrono collegato ad una rete industriale che fa girare, che ne so, un rullo, un qualche cosa, un utilizzatore, voi avete a disposizione due manopole. Sono due le variabili che potete modificare, una più dell'altra, però sono due. Una è la potenza meccanica, dipende dall'utilizzatore. Potete per esempio aumentare la potenza che l'utilizzatore assorbe, oppure, che ne so, parimente la coppia, perché potenza in una macchina sincrona va con, è proporzionale alla coppia, perché la velocità è ovviamente sempre la stessa. Quindi una è la potenza, però noi in questo caso qui questa manopola l'abbiamo tenuta bloccata, tant'è vero che il segmento CB è rimasto sempre lo stesso. Ok. L'altra manopola è la corrente di eccitazione. Modificando la corrente di eccitazione voi avete la possibilità di aumentare o diminuire il modulo di E, e quindi questo comporta aumentare e diminuire, addirittura da valori positivi a valori negativi o viceversa, la potenza reattiva. No, no. Allora, quando voi avete una potenza S che è uguale alla somma vettoriale, voi avete una potenza reattiva Q e una potenza attiva P. La somma vettoriale di queste due, mi sembra dall'elettrotecnica, la indicate con S, giusto? Questi due oggetti possono essere benissimo indipendenti, cioè P e Q sono indipendenti. Voi, soprattutto in questo caso qui, e soprattutto dopo le semplificazioni che abbiamo fatto, ripeto, la semplificazione della R è la chiave per poter dire queste cose, noi abbiamo la possibilità di regolare indipendentemente Q e P, solo le nostre due manopole. Con la I di eccitazione cambiamo questa componente qui, e questa rimane sempre la stessa. Con la coppia, oppure con la potenza, ovviamente, cambiamo P, e questa rimane sempre la stessa. Quindi sono due cose sulle quali abbiamo la possibilità di agire in modo indipendente l'uno dall'altro. Ok.
tutto quello che vi sto dicendo, che vi ho detto ora, vale esattamente anche nel caso di un generatore. Mo questo è stato un motore. Era un motore questo qua, no? Fino a mo' è stato un motore. Supponiamo che ora questo oggetto sia un generatore. Io sulla lavagna me lo posso permettere, quindi cancello questo e scrivo, mo faccio delle modifiche, scrivo generatore questo qui non è più un utilizzatore, sarà un motore primo, sarà, che ne so, un motore a combustione interna, una turbina, fate voi, non lo so, un motore, ci metto una M per farvi capire che è un motore. Poi che altro devo fare? Devo invertire il verso delle potenze, quindi avrò potenza meccanica che entra di qui e potenza elettrica che esce di qui. Probabilmente dovrò fare anche altre cose, però mano a mano che me le ricordo, insomma, poi ve le dico. Lascio il segno della coppia di omega sempre lo stesso, anche se è evidente che una delle due dovrà cambiare segno rispetto al caso precedente, no? Per esempio la coppia dovrebbe essere il contrario, però non fa niente, lasciamole così. Che cosa cambia in questi tre diagrammi fasoriali? Io vi ho già detto la volta scorsa che non è obbligatorio, ma conviene considerare la forza elettromotrice indotta E ora in anticipo rispetto alla tensione V. Quindi, perché ora la forza elettromotrice indotta E, adesso è la parte trainante del sistema, no? Quindi i nostri diagrammi fasoriali andrebbero ridisegnati un momento. Prendiamo sempre come riferimento di fase la tensione V, perché è una tensione di rete e una rete a potenza prevalente è, diciamo, è una cosa che è invariante, abbastanza invariante, no? Quindi tensione V, forza elettromotrice indotta E, faccio anche il diagramma che avevo disegnato prima, cioè il generatore, la X con S, i morsetti, la tensione V. Uso questa volta la convenzione del generatore I, la caduta di tensione sarà questa, è J X con S per I, questa qui è la tensione V. Allora, mentre prima J X con S per I andava da E a V, ora lo devo mettere tutto al contrario, perché è cambiato il segno della caduta di tensione, quindi sarà questa. Quindi questa qui sarà J X con S per I. E infatti V più J X con S mi deve dare V. V più J X con S mi deve dare E. Scusate, questa E, ho sbagliato. Oh, voi non mi correggete. Allora, mi deve dare E. Poi, per quanto riguarda tutto il resto, tutto il resto rimane uguale. Cioè, abbiamo una corrente che sembra essere, vedete che questo qui è sempre a 90, la E è meglio che la disegno qui, sembra essere in anticipo, cioè è in anticipo come l'abbiamo disegnata noi, no? È in anticipo rispetto a V, l'angolo Φ è questo, però dire che è in anticipo questa volta, dobbiamo stare attenti, non significa che ha carattere capacitivo, perché stiamo utilizzando la convenzione del generatore. Quindi in questo caso corrente sì in anticipo, ma ha un carattere induttivo. Come succedeva prima, perché quando la forza elettromotrice indotta E
era di dimensioni limitate, avevo un carattere induttivo del sistema e non è cambiato niente da questo punto di vista. È chiaro? Quindi abbiamo invertito due segni e alla fine ci ritroviamo la stessa situazione. Poi, naturalmente sempre quel segmento che si chiamava CB, che è questo, questo è C e questo è B, la situazione intermedia è quella in cui riferimento di fase è la tensione B, la E sarà questa, J X con S per I è questo, e quindi abbiamo una corrente I che è soltanto quella in fase, soltanto la componente in fase con la tensione V. L'ultima situazione, che ma, ripeto, non sto facendo altro che ricopiare i diagrammi di prima, soltanto girati tutto al contrario. Quindi questa qui è la tensione V, questa è CB, naturalmente tutti e tre i diagrammi vettoriali, se ripeto sempre le stesse cose, ve l'ho detto che avrei ripetuto le stesse cose fino ad annoiarvi, se manteniamo costante la potenza attiva il segmento CB rimane sempre delle stesse dimensioni, ciò che cambia è la componente reattiva delle correnti, qui è 0 e qui è questa. Quindi una volta carattere induttivo, una volta è in fase, un'altra volta carattere capacitivo, anche se la corrente è qui sempre in ritardo, perché abbiamo cambiato la convenzione. Quindi questo qui, il funzionamento generale, come vedete, poi alla fine non cambia granché, la situazione è sempre la stessa. Vorrei farvi notare un'altra cosa che cambia, che però è ovvio che cioè un'altra cosa importante che cambia è che all'aumentare della del modulo della forza elettromagnetica indotta è cambia l'angolo delta. E questo è normale perché se si mantiene la dimensione di questo triangolo, se si mantiene la dimensione di V e aumenta invece il segmento OB, e naturalmente l'angolo delta di volta in volta deve diminuire, questo che è l'angolo di carico, angolo delta, l'angolo di carico, una volta che ne so, qui a occhio e croce è 30 gradi, qui sarà un 25 e qui sarà 10 gradi, più o meno qualcosa del genere, 10-15 gradi. Quindi un'altra variabile dipendente dal modulo di E a parità di potenza e l'angolo di carico. Questo qui ha carattere capacitivo. Allora tu basta che ti ricordi che quando la E, la forza elettronica indotta è più grande rispetto agli altri, tiene sempre un carattere capacitivo. Ok, ora prendiamo in considerazione un altro caso molto semplice in cui non abbiamo più, sentite? Non abbiamo più una rete a potenza prevalente, ma abbiamo una rete isolata. Quindi questa qui non è la rete industriale e quindi non diventa più, diciamo così, una
una grandezza nota in assoluto, perché diciamo, la tensione di rete industriale è abbastanza invariante, soprattutto per quanto riguarda la fase. E quindi noi, giusto per schematizzare questa rete isolata, diciamo che è collegata ad una impedenza, quindi non c'è nessun altro collegamento che un'impedenza Z, che sarà uguale ad una R più una J, una JX, diciamo carico RC e XC. Allora, in questo caso qui la situazione è abbastanza semplice, perché ora la tensione V c'è sempre, naturalmente, la tensione sul carico, cioè la tensione ai morsetti della macchina corrisponde con la tensione sul carico Z. E quindi il nostro circuito equivalente è questo. Abbiamo la forza elettronica indotta E, poi X con S e poi i morsetti collegati alla nostra Z, che è sempre uguale a ZC, ZC, RC più JXC. Il nostro diagramma fasoriale quindi conviene che diventi un diagramma fasoriale dove il riferimento di fase questa volta non è più V, ma è la forza elettronica indotta, cioè E. Quindi, supponendo di utilizzare la convenzione del generatore, automaticamente sul carico avremo la convenzione dell'utilizzatore. Supponiamo che la corrente I assuma questa fase per il momento, e poi vediamo perché, l'angolo Φ, e avremo che la forza elettromagnetica indotta E, che ridisegno qui per comodità, si deve chiudere sulla caduta R per I e sulla caduta J XC più XS per I. Quindi si deve formare un triangolo rettangolo, forse non sembra tanto rettangolo, però, in cui abbiamo R per I, che è questa, e la caduta sulla rimanente. È ovvio che questo che significa? Come se io prendessi ZC e la facessi un esploso di ZC e facessi una cosa del genere. Quindi X con S, qui c'è il morsetto della macchina, qui X con C, qui la resistenza RC. E quindi avrei questa, J X con S, la corrente è questa, J X con S per I, qui c'è la corrente I, scusatemi, X con S più X con C per I, e qui avrei RC per I. RC per I. Va bene? Ci sono dubbi su questo? No, è semplice, è un esercizio di elettrotecnica anche molto semplice. Quindi è evidente che se uno ha un motore primo che fa girare un alternatore, una macchina sincrona che funziona da generatore, la possiamo anche chiamare un alternatore trifase, ovviamente, è possibile andare a determinare anche il valore, che ne so, della corrente, è possibile determinare il valore della tensione ai capi del carico. Tensione ai capi del carico che ovviamente è questa. V. Basta risolvere questo esercizio di elettrotecnica, quindi non ci sono. Ovviamente la corrente I, il modulo, sarà uguale ad E diviso radice quadrata di RC al quadrato più la somma dei quadrati, più X con S più X con C al quadrato.
per esempio, oppure lo volete risolvere in termini complessi, avrete che i è il modulo è uguale ad e diviso r più j che moltiplica xc più x con s. Piacere vostro. In questo modo avete anche modulo e fase, oltre che il modulo complessivo della corrente. Ci sono dubbi? Moltiplicando il valore della corrente di I per avere V, basta prendiamo I e lo moltiplichiamo per RC più JXC e otteniamo V, cioè la tensione ai capi del carico, che è una, a questo punto, una variabile dipendente, cioè non è più una variabile da utilizzare facilmente come riferimento di fase, perché dipende dal carico. Supponete che sia un carico variabile, supponete per esempio che questa rete Z con G sia la rete di un palazzo, di un ospedale, di un'azienda, qualunque cosa fa, allora a seconda di come i carichi si accendono o si spengono, allora ci sono degli assorbimenti diversi, fasi diverse, può cambiare R, può cambiare XC, può essere anche a carattere capacitivo, insomma possono succedere cose particolari, per cui la tensione V ai capi del carico può essere variabile. È evidente che se a voi dovesse servire una tensione ai capi del carico costante, ci deve essere un sistema di stabilizzazione, cioè dovreste in qualche modo misurare la tensione V ed intervenire sull'alternatore, modificando la corrente di eccitazione, per esempio, in modo tale da mantenere costante la tensione V. Quindi dovreste, in che cosa fa? Dovreste mettere un trasduttore di tensione TV, che misura la tensione ai capi del carico e manda questa tensione a un sistema di controllo, ovviamente un sistema di controllo elettronico, controllo, che agisce sulla corrente di eccitazione, per esempio, in modo tale che naturalmente dovrebbe anche agire sulla coppia del motore primo, perché in base alla potenza attiva richiesta dal carico io dovrò fare in qualche modo, potrebbe agire anche sulla coppia del motore primo, in modo tale che da rendere la potenza richiesta uguale alla potenza che il generatore può erogare. Potrebbe essere anche una situazione del genere, anche se insomma la regolazione della corrente di eccitazione, quindi della tensione V, è sufficiente a garantire la stabilizzazione, potrebbe essere sufficiente a garantire la stabilizzazione del sistema. D'accordo? Dici? Non fa niente. BC è proporzionale al seno di delta e quindi è proporzionale, l'avevamo scritto prima, alla potenza, è proporzionale alla coppia, o nel caso del paragone stupido che abbiamo fatto prima, proporzionale alla forza, ma o coppia o forza, in questo caso non è che quello che cambia. Che vi dovevo dire? Vi ricordo che la forza elettromotrice indotta è legata al flusso φ con 0, che è legata alla posizione del rotore. Quindi quando io dico do più coppia al sistema meccanico, cioè al rotore di questo generatore, ma il rotore si porta dietro la forza elettromotrice indotta E. La forza elettromotrice indotta E è inchiodata alla posizione del rotore, è sfasata di 90 gradi rispetto all'asse dell'avvolgimento di eccitazione, d'accordo? 90 gradi di ritardo, vi ricordate? Perché è uguale a meno dφ su dt. Però è inchiodata, così come il motore si gira, così cambia E. Il rotore è orientato in quella direzione? E in quella direzione è orientato pure E. Quindi sono due sistemi tra di loro appunto vincolati, cioè due sistemi, sono due cose tra di loro vincolate. Ecco perché la E, quando io do coppia, la E si porta in anticipo rispetto alla tensione V.
V invece è la tensione di rete, che abbiamo usato come riferimento di fase perché è una grandezza abbastanza invariante, cioè la sua frequenza, quella è e quella rimane. Qualcuno potrebbe chiedermi, ma esiste un limite? Cioè io fino a che punto posso spingermi nell'aumentare la coppia C di questo motore primo? Facciamo finta che si tratti di un motore molto potente e che abbia sempre la possibilità di aumentare la coppia. È evidente che aumentare la coppia significa aumentare il segmento BC, ma se la situazione è questa, cioè se la dimensione di E e la dimensione di V sono queste, fino a che punto il segmento BC può ampliarsi, può diventare grande? La situazione limite sarebbe questa, in cui questa è la tensione V, il vettore E, l'angolo delta, aumenta sempre di più, il segmento BC diventa sempre più grande, fino al punto in cui E si trova esattamente a 90 gradi rispetto a V. In questo caso qui il segmento BC corrisponde proprio a E. È evidente che un ulteriore aumento di coppia, anzi non ci sarebbe neanche bisogno di aumentare più la coppia, ormai ci troviamo in una situazione instabile, perché basta un niente per far andare E nella direzione opposta e addirittura la coppia diminuirebbe. Quindi in pratica che cosa sta succedendo? C'è uno sgancio tra il rotore e il sistema di statore, come se ci fosse una coppia di ruote dentate, un ingranaggio che è costituito da una coppia di ruote dentate, e ho sollecitato la coppia di uno dei due ingranaggi fino a che le due coppie non sganciano completamente. È evidente che questa è una situazione distruttiva sia per l'ingranaggio ma anche per la macchina sincrona, quindi è una cosa alla quale io non devo mai arrivare, no? Cioè non devo mai arrivare al limite di coppia. Anzi, devo tenermene ben lontano, perché già se arrivassi qui sarebbe una situazione di sgancio, ma anche se arrivassi qui avrei un margine di coppia troppo limitato, perché la differenza che c'è tra il segmento BC e il vettore E è minima. Quindi basta un niente per arrivare qui. Vedete, questo segmento BC quanto è più piccolo di E? Poco. Questo, rifacciamo il disegno un poco meglio, facciamo così. Questo è il vettore E, V. Qui disegno una circonferenza. Allora, se questo è il limite teorico da raggiungere, che posso raggiungere per E, questo è V, già mi rendo conto che il segmento BC che avrei se la E fosse questa è leggermente più piccolo di E. Quindi la differenza, che basta un niente, basta un po' di coppia in più, eccetera, per far perdere il passo al sistema. Aspetto solo un secondo. È la cosa quindi che è plausibile, quella di non superare mai almeno i 45 gradi per l'angolo delta, ma anche di meno, cioè rimanere sempre in una situazione di questo tipo qui, 45, 35, 40 gradi, non di più. Ok, mi volevi chiedere qualcosa? No. Una volta chiuso quel contattore, la velocità del sincrono e la pulsazione di rete coincidono se il numero di coppie polari P è uguale a 1. Quindi il sistema ormai si è agganciato. Quelle due famose automobili viaggiano sempre alla stessa velocità, a meno che non si rompa l'elastico. È sempre una cosa transitoria. Qua stiamo parlando di un angolo, non di omega. Cioè per aumentare l'angolo nel transitorio, è ovvio, io aumento la coppia temporaneamente,
la velocità meccanica è maggiore della velocità di rete, della pulsazione di rete, ma temporaneamente si tratta davvero di pochissimo, cioè qualcosa, noi non prendiamo proprio in considerazione in questo corso, noi consideriamo sempre situazioni a regime, stazionarie, quindi noi non ci preoccupiamo proprio di quello che può succedere durante la fase transitoria. Ripeti la domanda perché non si sente? Se la potenza è fissata, ma la potenza è uguale alla coppia per la velocità è sempre la stessa, la coppia è sempre la stessa. Se tu aumenti la coppia aumenti la potenza, ma lascia perdere la velocità, perché noi stiamo ragionando su, io per giustificare il fatto che c'è un aumento dell'angolo delta, io sono costretto a dirti che temporaneamente, per qualche decimo di secondo, tu avrai una velocità omega con 1 leggermente maggiore della velocità omega, ma poi le due velocità ridiventano uguali di nuovo. È chiaro? Quindi è un fatto transitorio, che noi escludiamo dalla nostra analisi. Noi studiamo soltanto situazioni stazionarie. Quindi sono due foto, per esempio questa qui e questa qui sono due fotografie di due situazioni diverse, punto. Mo non ti interessa sapere a te come sono arrivato da questa situazione qui a questa. Per aumentare devi aumentare la coppia. Quindi siamo da un punto di vista della potenza. Sì, è evidente, questo sì, è naturale. Ma già in questa situazione qui tu c'hai una. Aspetta, questa potenza P con 1 e la potenza P con 2 non sono uguali. Perché qui c'hai una coppia maggiore rispetto alla coppia che c'è qui, a parità di velocità. Quindi indipendentemente dal transitorio, non ci azzecca più il transitorio. Tu già su P con 2 c'hai una coppia maggiore rispetto al caso di P con 1. Durante il transitorio sono d'accordo, ma a te non ti deve importare quello che succede al transitorio, a te ti deve importare quello che succede al regime. Tu qui c'hai una potenza P con 2 che è maggiore della potenza P con 1. Ok? Durante il transitorio non sai quello che succede, cioè dire che anche la potenza durante il transitorio diventi maggiore di P con 2 è arbitrario, potrebbe essere sbagliato, come quasi sicuramente lo è. Però, perciò che le cose sono molto, devi risolvere delle equazioni differenziali molto più complicate per poter fare questi ragionamenti qua. Non è il caso. D'accordo? Quindi abbiamo un margine di sicurezza che noi abbiamo detto essere intorno a 40-45 gradi, non di più. Questo margine di sicurezza si può migliorare se aumentassimo l'intensità, il modulo di E. Perché? Se invece di avere una forza elettromotrice indotta E, che è uguale a V, avessimo una forza elettromotrice indotta E maggiore, noi avremmo un angolo delta minore a parità di coppia, cioè a parità del segmento BC. È evidente, no? Questa cosa qui, l'abbiamo detta prima, non vi dovrebbe meravigliare ora. Quindi, se vogliamo mantenere sempre un margine di sicurezza che è di 45 gradi, beh, questi 45 gradi li possiamo raggiungere anche con una coppia maggiore se aumentiamo la forza elettromotrice indotta E. Per esempio, potremmo arrivare qui, come vedete, sempre 45 gradi sono, però il segmento BC è passato da questo BC a questo. Da B' a C'. Quindi ovviamente abbiamo una coppia maggiore e una potenza maggiore. Rimane sempre il fatto che non è che possiamo aumentare E tanto quanto vogliamo noi, perché poi dopo la macchina ovviamente
va in saturazione, e quindi le solite cose che abbiamo sempre detto su questi fenomeni. Ok? Allora, tutto quello che abbiamo detto finora vale anche nel caso di non solo di generatore, ma anche di motore. Dopo aver collegato in rete la nostra macchina sincrona con la procedura che abbiamo visto fino a mo', anziché applicare una coppia che abbia lo stesso verso della pulsazione, quindi in grado di fornire una potenza che va da questo sistema meccanico alla macchina sincrona e poi alla rete, possiamo applicare una coppia negativa, cioè un freno. Cioè, se questo fosse un utilizzatore, allora l'utilizzatore produrrebbe una coppia negativa rispetto alla velocità di rotazione e quindi la potenza si invertirebbe. Che cosa succederebbe? Che l'angolo delta e il segmento BC cambierebbero segno, la forza elettromotrice indotta passerebbe dall'altra parte e tutti i ragionamenti che abbiamo fatto di finora rimarrebbero esattamente identici, soltanto che dovremmo andare a ragionare nel primo quadrante anziché nel secondo quadrante. Rimarrebbero identici, io ogni tanto lo do questo warning, anche se ripeto mille volte, noi abbiamo sempre trascurato la resistenza R. La resistenza R, cioè le perdite joule, però sono sempre positive. Cioè, mentre qui abbiamo una volta la potenza positiva, un'altra volta la potenza negativa, cioè si tratta di potenze meccaniche e potenze elettriche in rete, che possono essere rispettivamente positive e negative a seconda del funzionamento del generatore o da motore, le perdite joule e gli attriti e le perdite nel ferro e tutte le perdite, proprio per definizione, sono sempre, hanno sempre lo stesso verso. Non esiste una perdita che entra nel sistema, sono tutte perdite che escono. E quindi è evidente che quello che succede nel primo quadrante è diverso da quello che succede nel secondo quadrante, se considerassimo le perdite. Ma noi nel nostro corso, per semplificare la vita a tutti quanti, abbiamo detto la macchina è ideale. Per cui voi sapete che quello che succede nel primo e nel secondo quadrante sono cose uguali. Non ve lo dovete memorizzare questo fatto come se fosse un teorema. Guai, perché dovete sempre essere consapevoli del fatto che invece la macchina reale, ovviamente il modello della macchina reale è molto più complicato di quello che stiamo facendo noi. Cioè, un modello più semplice di una macchina sincrona di questo, io sinceramente non lo riesco a immaginare.